Leonida Stigi, ore 8:15, Barberino di Mugel. Buongiorno a tutti, oggi parleremo della destra e della sinistra in Italia. Allora, la destra dovrebbe essere la parte politica che rappresenta il capitale, il liberismo sfrenato, mentre la sinistra dovrebbe essere la parte politica che difende ceti più deboli e cose, per uno stato sociale per cui le risorse dovrebbero essere suddivise più equamente fra la popolazione. Allora, poi siamo in Italia e niente, osserviamo quanto segue. C'è stata una comparsata, una manifestazione di piazza con le bandiere rosse, devo dire un po' sbiadite, e tanti personaggi della sinistra che dicono no all'abrogazione dell'articolo 18 dal palco. È una comparsata, perché si dice di no dal palco, però poi i civatiani, l'ala sinistra del PD o come viene definita, ha lo strumento per non fare passare l'abrogazione, che è il non votare la fiducia al governo, però non lo usa. Cioè, questo niente, dovrebbero parlare dal pulpito e dire: è colpa nostra se la riforma passa, perché a voi vi si dice che siamo contrari, e poi quando si va in aula, invece di far cadere il governo su una cosa che ci affligge, invece la votiamo. Dovrebbero dire: non siamo d'accordo. Poi si può discutere una vita se sia giusto o no abrogare l'articolo 18. Però il PD chi l'ha votato? L'hanno votato, non lo so, cioè gli operai della Fiat, i dipendenti pubblici, i bidelli, che non sono sicuramente d'accordo sull'abrogazione di questa tutela. Però si va in piazza a dire no e poi si dice sì in aula. Detto questo, se si ripercorre un po' la storia della politica italiana a ritroso, ci si accorge anche di altre stranezze. Cioè, la destra che dovrebbe rappresentare il capitale, la cassa integrazione in deroga, che è un ammortizzatore sociale usato molto in questo periodo per attutire gli effetti della crisi, se guardiamo bene l'ha introdotto Tremonti, ministro del tesoro del governo Berlusconi, personificazione fatta dell'ultraliberismo e della destra. Se guardiamo chi ha tolto le tasse di successione sugli immobili, o almeno sulle prime case, cosa che riguarda molti italiani che hanno una casa di proprietà, si riparla di Berlusconi. Se si parla di chi ha tolto l'IMU, l'ICI, giusto o sbagliato che sia, cioè la tassa sulle case di proprietà, rifacciamo capo a Berlusconi. Le pensioni minime a 516 euro, ora mi dicono che è teorico e non pratico il discorso, però anche lì è intervenuto Berlusconi. Cioè abbiamo una destra che si preoccupa del popolo e una sinistra che forse la manifestazione di piazza della scorsa settimana è un po' tardiva, andava fatta quando Treu, ministro del DS, ha introdotto Cococò in Italia. Treu sempre ministro del DS. E ora Renzi, votato dal PD, quello che non è mai stato in grado di fare Berlusconi, cioè l'abrogazione dell'articolo 18. Cioè abbiamo una destra che si preoccupa del popolo e una sinistra che si preoccupa del capitale. In questo paese ci manca di sentire i cani che miagolano, i gatti che abbaiano, e di vedere passare i cacciatori a corsa e dietro cinghiali e lepri col fucile, e poi si è visto tutto. Buona giornata.